Chicago? È stato un viaggio assurdo. Assurdo è poco. Dopo tutto quello che ci siamo detti e fatti, mi hai riportato a casa. Te ne sono molto grato. Ehi, la prossima volta viaggiamo in prima classe. Spero che una prossima volta non ci sia mai. Sono d'accordo. Puoi dirlo forte. È il tuo? Sì. È stato un piacere conoscerti, Neil. Anche per me. Scusami ancora se ti ho creato dei problemi. Oh, no, nessun problema. Mi hai riportato a casa. E con un certo ritardo. Un paio di giorni. Ma anche con un po' più di saggezza e di tolleranza. Anche per me è così. Buone feste, Del. Anche a te, Neil. Tanti, tanti auguri, Neil. Grazie. Salutami la tua famiglia. Anche tu. Può darsi che un giorno la conoscerò. Ah, sicuro. Fagli auguri a Marie da parte mia, è come se la conoscessi. Ciao. Allora, ciao. E passa una buona festa, eh? Come no. Addio. Sarai anche la donna che hai amato e che si ricorderà di te. Ho passato troppo tempo lontano da casa. Io sono anni che non ci torno. Io sono anni che non ci torno. Io sono anni che non ci torno. Stai facendo qui? Mi avevi detto che andavi a casa, perché stai qui? Beh, io non ho una casa. Maria è morta 8 anni fa. Fortunato, sì. Senti, non voglio fermarmi a lungo. Entro, saluto e poi magari... Intanto entra. Mm.
Papà! Sono tornato, sei contento? Oh, finalmente! Che ti dicevo, Joy? Nel Griffith, ti presento mio suocero Walt, mia suocera Peg, salve, madre Joy, e mio padre Mark. Sono felice di vederti. Lieto di conoscerti. Quello lì è Neil Junior. Lei invece è Marty. Marty. E nascosto da qualche parte c'è il più piccolo, Seth. Tesoro, voglio presentarti un amico. Piacere, signor Griffith. Salve, signora Page.